ripartiamo motore asincrono monofase. Ieri abbiamo dato un accenno del problema: il motore ha un rotore a gabbia, quindi ha un rotore polifase simmetrico a gabbia, sempre a gabbia, in tutto identico a quello di un motore asincrono di fase. L'avvolgimento statorico invece è un avvolgimento monofase. Abbiamo fatto l'ipotesi, partiamo da dove ieri ci siamo fermati. Noi in generale la distribuzione di giunzione a traferro generata dal sistema di correnti statoriche, sistema M con S fasi, abbiamo visto che è data da questa relazione: MS mezzi, mi con 0 diviso delta, 2 diviso pi greco, N con S, psi con S, psi con S fattore di avvolgimento, N con S numero di spire per coppia polare per la parte reale di componente simmetrico del sistema di correnti statorico per elevato a meno g di alfa, dove P è il numero di coppie polari e alfa la scissa angolare sulla periferia dello statore. Bene, l'abbiamo particolarizzata nel caso di un sistema trifase. Nel caso di un sistema trifase, I con S di S è banalmente uguale al fasore di un sistema trifase sinusoidale, o di un sistema polifase sinusoidale, al fasore della corrente nella prima fase. Sistema, cioè, polifase sinusoidale simmetrico significa che sono tutte correnti che hanno la stessa ampiezza, lo stesso valore efficace, sono equisfasate nel tempo di un angolo pari a 2π greco sul numero di fasi, no? Quindi radica 2 I con S per elevato a j omega t, dove I con S è il fasore che tiene dentro lo sfasamento φ, abbiamo chiamato φ con S, mi sembra, φ in generale, rispetto al riferimento assunto. Nel caso in cui, diciamo, la macchina sia monofase, allora io ho semplicemente I con S, che vi ricordo è uguale a 2 su M con S per la sommatoria in K, nel K che va da 1 a MS di I con S K, quindi la corrente statorica nella kappesima fase di statura, per elevato a J 2 pi greco diviso M con S K meno 1. Nel caso, diciamo, di un avvolgimento monofase, ovviamente io ho soltanto la S1, quindi il mio I con S di S, se applico questa formula in maniera pedissequa, sarà pari a 2 su 1, perché 1 è il numero di fasi, per IS1. Supponiamo allora che la nostra IS1 sia sinusoidale, perché vogliamo analizzare il comportamento di questa macchina nel caso di alimentazione sinusoidale, e quindi S1 avrà questa forma, radical 2 I con S, per esempio coseno di omega t meno phi, phi angolo di sfasamento rispetto al riferimento assunto per le fasi. Quindi il componente simmetrico I con S di S viene fuori uguale a 2 che moltiplica radical 2 di S per il coseno di omega t meno phi. È un componente simmetrico, quindi è un numero complesso, in questo caso è un numero reale, è una grandezza reale, è variabile sinusoidalmente. Posso però esprimerla come somma di due componenti complessi, quindi applicando, invocando la proprietà del coseno: coseno di gamma è uguale a 1 mezzo elevato a j gamma più elevato a meno j gamma, e quindi qui avrò 2 radical 2 per 1 mezzo elevato a j per 1 mezzo I con S, elevato a j omega t meno phi più elevato a meno j omega t meno phi, ovvero il mio componente simmetrico della corrente statorica nel riferimento di statore è uguale a radical 2 IS che moltiplica E elevato a J omega T per elevato a meno J phi più E elevato a meno J omega T per elevato a più J phi. Quindi se adesso, se volete, questo lo posso scrivere come radical 2 IS fasore, vedete, I con S per elevato a meno j phi è proprio il fasore
3 elevato a j omega t più radical 2 i con s fasore complesso coniugato, perché io qui ho i con s per elevato a più j t, che quindi è il complesso coniugato di con s, per elevato a meno j omega t. Quindi in definitiva, diciamo, nel caso monofase io posso esprimere il componente simmetrico del sistema di correnti statoriche come somma sostanzialmente di due fasori, nel caso in cui almeno la macchina è in sinusoidale, e se guardate uno è il complesso collegato dell'altro. Abbiamo sostituito questa espressione nella distribuzione di induzione, quindi la mia V con S uguale, il numero di fasi in questo caso è 1, quindi 1/2, mi 0 diviso delta, 2 diviso pi greco, n con s e psi con s, che conserva il suo significato come un spire per coppia polare per il fattore di avvolgimento, per la parte reale di, possiamo mettere il radical 2 fuori, quindi la parte reale di i con s moltiplico anche per elevato a j omega t, quindi viene i con s per e elevato a j omega t meno p alfa più i con s complesso coniugato per e elevato a meno j omega t meno j omega t più p alfa. Ho riscritto leggermente diverso quello che abbiamo fatto l'altro volta insieme, semplicemente introdotto questo nuovo componente, perché questa sviluppata, messa diciamo come siamo stati abituati quando particolarizziamo in sinusoidale, viene fuori 1/2, mi 0 diviso delta, 2 diviso pi greco, n con s, psi con s, radical 2, i con s, valore efficace lo tiro fuori, parte reale qua verrà coseno di omega t meno pi alfa meno fi, più questo è elevato a g phi c'è dentro, quindi è elevato, quindi più coseno di omega t più pi alfa meno phi, sempre elevato a meno phi, questo è elevato più phi più phi, ok, coseno di omega, dunque qua c'è elevato a più phi, lo porto dentro più phi, poi sto cambiando tutti i segni, quindi bene. Allora abbiamo detto quindi la distribuzione risultante di induzione al traferro, che nel caso di, una, di un sistema polifase simmetrico di correnti era un campo magnetico rotante sinusoidale. Sinusoidale perché? Perché ho considerato l'armonica fondamentale dello sviluppo in serie di Fourier della distribuzione spaziale di forza magnetomotrice, vi ricordate da quando siamo partiti? Però in queste ipotesi, nelle stesse ipotesi, qui ancora sto considerando l'armonica fondamentale dello sviluppo in serie di Fourier della distribuzione di forza magnetomotrice o di induzione, come volete, è dato dalla somma, vedete, di due campi rotanti, uno con velocità omega diviso p e l'altro con velocità meno omega diviso p. Nella realtà il campo è uno soltanto, il campo è semplicemente, se accorpo, qui dentro ci metto la corrente, il valore standard della corrente, è un campo pulsante. Quindi in ogni punto dello spazio traferro, del traferro, questo campo oscilla tra un valore massimo e un valore minimo con una legge sinusoidale, ma rimane fermo nello spazio. Lo posso riguardare, perché alla fine io poi voglio modellizzare la mia macchina, voglio capire la macchina che tipo di coppia sviluppa, se è utilizzabile o meno, lo posso riguardare come risultante di due campi rotanti. Quindi diciamo al traferro io ho un campo magnetico rotante a velocità, per esempio assumiamo questa come velocità positiva omega su p e l'altro meno omega su p. In genere come velocità positiva si assume quella concorde con la velocità di rotazione del rotore, no? Quindi immaginiamo che il rotore stia girando a una velocità omega r. Facciamo prima un'analisi, diciamo, fisica e poi procediamo con la parte analitica che dovremmo riuscire a ricavare abbastanza semplicemente dalla modellizzazione che abbiamo già sviluppato. È evidente che ho due campi rotanti, quindi io posso applicare il principio di sovrapposizione degli effetti, ci siete? Quindi avrò uno scorrimento del rotore rispetto al primo campo e uno scorrimento del rotore rispetto all'altro campo, banalmente.
Lo scorrimento, chiamiamolo S con D, lo scorrimento diretto, cioè lo scorrimento del rotore rispetto al campo che ruota nella stessa direzione del rotore, al campo, quello che chiameremo campo diretto da pure in poi. Lo scorrimento diretto a cosa è uguale? Prendiamo la definizione, sarà uguale a omega diviso P meno omega con R diviso omega diviso P, e quindi è uguale a omega meno P omega R. Lo scorrimento inverso invece sarà uguale a meno omega diviso P meno omega con R fratto omega meno omega diviso P meno omega diviso P, quindi è uguale a omega più P omega R. Omega più P omega R, dallo scorrimento diretto possiamo trovare una relazione fra i due. Se ci ricaviamo la omega con R è uguale a 1 meno S di per omega diviso P. Se sviluppate questa relazione, no? È 1 meno S con D per omega diviso P. Quindi se sostituisco nell'espressione dello scorrimento inverso, quindi lo scorrimento inverso sarà uguale a omega più, al posto di omega con R ci metto la sua espressione in funzione dello scorrimento diretto. Quindi P e P vanno via, più omega che moltiplica 1 meno S di, e quindi viene scusate un attimo, ci abbiamo portato un omega di troppo dietro, omega meno P omega R è questo qui, quindi più omega deve venire 2 meno S con D, il 2 viene, cioè, ci siamo portati un omega in più dietro da qualche parte, dunque omega più P omega R omega meno P omega R, scusate, omega meno P omega R fatto omega, qua ci ecco l'omega, nessuno però mi ha corretto. Omega meno P omega R fratto omega, questa relazione rimane, omega R uguale 1 meno S D per omega diviso P, e quindi qua viene diviso omega, e quindi alla fine ecco qua, 2 meno S con D. Quindi lo scorrimento inverso è 2 meno lo scorrimento diretto. Quindi per esempio vediamo che succede all'avviamento. Allora all'avviamento, quanto valgono all'avviamento i due scorrimenti? Allora, ovviamente omega R uguale a 0, quindi S con D quanto vale? Vale 1. S con I quanto vale? Vale 1 ancora. Quindi all'avviamento i due scorrimenti sono unitari. Allora, già ci aspettiamo, no? Perché il rotore è simmetrico, all'avviamento se lo guardo applicando il principio di sovrapposizione degli effetti, difatti avrò una coppia dovuta al campo diretto e una coppia dovuta al campo inverso. Poiché lo scorrimento è lo stesso, queste due coppie me le aspetto uguali. Quindi c'è una coppia che cerca di far ruotare il rotore in una direzione, quella che abbiamo assunto come diretta. Il rotore è ancora fermo, quindi parlare di diretta e inversa è semplicemente una convenzione rispetto ai due campi statorici creati. E un'altra coppia che cerca di tirarlo nella direzione opposta, di farlo ruotare nella direzione opposta. Però le due coppie mi devono venire fisicamente uguali, mi dovranno venire. Quindi questa macchina non è autoavviante. Non è autoavviante, dice, vabbè, ma allora, vabbè, poi vediamo come renderla autoavviante. Però è evidente, sempre fisicamente ragionando, poi troveremo conforto nelle relazioni analitiche, che se il rotore sta in rotazione, gli scorrimenti sono diversi. Quindi se per esempio il rotore si porta in rotazione e con uno scorrimento diretto, per esempio, del 2%, dell'1%, lo scorrimento inverso è dell'ordine di 2, quindi le coppie, vi ricordate la caratteristica della macchina Singer? Cioè io cosa mi aspetto? Se questa è la coppia e questa è omega con R, qua ci tagliamo l'asse dello scorrimento, mi aspetto una coppia corrispondente
al campo diretto, perché se applico il principio di sovrapposizione degli effetti io posso ripetere la stessa trattazione, quindi avrò una coppia, quindi questa è omega su P, di questo tipo per quanto riguarda il campo diretto. Qui c'è 1, prendiamo il punto 2, così mi credo. E la coppia invece sviluppata dal campo inverso, come sarà? Sarà esattamente speculare rispetto a questa. Quindi questo è 2, questo punto qua è meno omega su P, e questo qua, questo punto qui, ovviamente lo scorrimento inverso, questo è 0 come scorrimento, qua riportiamo lo scorrimento diretto. Okay. E trovate la risultante di queste due coppie, mi dà la coppia che agisce sull'asse, e la coppia che agisce sull'asse quindi avrà un andamento di questo tipo, è esattamente la somma delle due. Quindi all'avviamento è nulla, perché le due coppie sono uguali e opposte. Una volta che la macchina è partita, però diciamo ho la prevalenza di una delle due coppie, quindi o se si parte nella direzione del campo diretto o parte nella direzione del campo inverso, prevale, e poi la macchina si avvia. Se andate a fare l'intersezione con la coppia resistente, quella si porterà in corrispondenza del punto di lavoro per il quale il momento motore e il momento resistente sono uguali. Poi la faremo se esperienza di laboratorio. Se voi vediate un motore, ma anche un motore di fase è alimentato soltanto una fase, quello non parte. Se però gli date una coppia con la mano, cioè sull'asse, dove lo invitate a ruotare, quindi praticamente create che cosa? Uno squilibrio fra gli scorrimenti, quindi lo portate da una parte o dall'altra, quello parte e si mette a girare in quella direzione. Allora, vediamo come possiamo studiarlo. Gli scorrimenti sono diversi. Io vi ricordo che noi siamo arrivati a un modello, lo scriviamo qui, era V con S in S uguale a L con S per la derivata rispetto al tempo, di V con S in S più R in R per elevato a Vθ uguale R con S per I con S in S più L sigma S per I con S per la derivata rispetto al tempo di con S in S, e sul rotore invece avevamo meno L con M rotore punto circuitato su D su DT I con S in S per elevato meno G di teta più I primo R in R uguale R primo R I primo R in R più L primo sigma R per la derivata di I con S in S rispetto a F. Questi termini rappresentano le forze elettromotrici indotte. Quindi nel nostro caso il V con S in S è uguale banalmente a, l'abbiamo ricavato già, cioè è una tensione, perché io sto applicando una tensione VS1 pari radical 2V cosino di omega t. Immaginiamo di assumere la tensione come riferimento di fase, d'accordo? E quindi il componente simmetrico sarà banalmente radical 2 V con S per elevato a G omega T più radical 2 V con S per elevato a meno G omega T. Per quanto riguarda invece la forza elettromotrice indotta, la E con S nel riferimento di statura, questa è uguale a quel termine di meno L con M per la derivata rispetto al tempo di I con S in S più I primo R in R per elevato a G di teta. Il componente simmetrico di statore l'abbiamo tirato fuori, ci manca il componente simmetrico di rotore.
io ripeto, noi potremmo fare tutta la teoria, però l'abbiamo sviluppata, quindi proviamo a ricavarcela, facciamo, vi assicuro prima, se no dovremmo rifare tutto, cioè, tutto il percorso che ci ha portato a costruire quel modello. Allora, sul rotore, la generica corrente nella cappesima fase di rotore, la cappesima barra di rotore, come ve l'aspettate che sia? Bene, noi abbiamo due campi rotanti, quindi un omino sul rotore vede una variazione di flusso dovuta al campo diretto e vedrà una variazione di flusso dovuta al campo inverso, no? Quindi vede due forze elettromotrici indotte, diciamo che alla fine ne vede una sola, però in realtà da un punto di vista in sinusoidale è come se fossero due, perché hanno due frequenze diverse. Vi ricordate la frequenza rotorica a quanto è uguale? Però ce la possiamo anche ricavare, la pulsazione rotorica è S volte la frequenza di alimentazione. Quindi avrò una frequenza rotorica diretta e una frequenza rotorica inversa. Per diretta e inversa possiamo usare o il termine italiano di e i, o diciamo quelli inglesi forward e back, come volete. Forse si confondono con la I, si confonde con la corrente, quindi FR forward, che sarà uguale a S con D per F, e una frequenza è una frequenza invece rotorica dunque al campo inverso, che sarà pari al secondo per F. Del resto la frequenza è la differenza di velocità, omega su P nel caso diretto, meno omega con R moltiplicato P, quindi uguale a omega meno P omega R, e se ci fate caso è proprio S volte D, S con D volte omega, quindi S con D per omega. Qua stiamo parlando di pulsazione e frequenza sono, si differiscono almeno di più. Invece per il campo inverso io ho meno omega su P meno omega con R moltiplicato P, e quindi uguale meno omega meno P omega R. Questo è, diciamo, il valore assoluto di questo, devo prendere come pulsazione, perché sostanzialmente questo è in termini relativi. Quindi la pulsazione rotorica delle grandezze dovute al campo inverso sarà omega più P omega R moltiplicato, sarà pari a S con I per omega più P omega R, quindi uguale a S con I per omega. Ok? Se volete ce lo possiamo portare dietro anche algebricamente, tanto non è un problema. Quindi viene meno S con I per omega, questa è la pulsazione, una pulsazione negativa. In realtà è il riferimento per ha un senso, era lo stesso pensiero. Bene, allora la mia I con RK sarà quindi data dalla somma di due componenti, una radical 2 I con R forward, corrente diretta, che ha una pulsazione coseno di omega meno P omega R per T, meno un angolo, chiamiamolo FR per differenziarlo dall'angolo Φ di sfasamento della prima corrente statorica, della corrente statorica, meno 2π greco su M con R per K meno 1. Vi trovate? Perché le correnti, ragioniamo solo sul campo diretto. Il campo diretto è un campo rotante, l'abbiamo segnato qui, vede le varie barre in sequenza con una velocità omega su P, quindi la pulsazione, la forza elettronica indotta in ogni barra è la stessa, la corrente che circola in ogni barra, perché le barre sono cortocircuitate dagli anelli di estremità, saranno uguali in ampiezza ma sfasate nel tempo dell'angolo di cui le barre sono sfasate nello spazio, d'accordo? Poi però c'è la corrente invece dovuta al campo inverso, quindi sarà IRB. Anche lì saranno tutte della stessa ampiezza, sfasate dell'angolo preso al contrario, di cui sono sfasate nello spazio le barre, e con una pulsazione, quindi coseno di omega più phi omega r t meno phi con r, qua sarà phi con r b, phi con r f e qui phi con r b, meno più 2π greco su m con r che moltiplica K meno 1.
trovate che qua ci vuole più, perché se prima, se rispetto al campo diretto lo sfasamento era ogni barra vedeva con un ritardo di 2 picherello sulla megonetta, rispetto al campo inverso ogni barra vedeva con un ritardo di più 2 picherello sulla megonetta, perché c'era un giro al contrario. Bene, allora se è vero questo, andiamoci a calcolare il componente simmetrico nel riferimento di rotore. Sarà uguale a 2 su m con r per la sommatoria in k, per k che va da 1 a m con r di i con r k. I con r è la somma di due grandezze sinusoidali, quindi in entrambi i casi questo coinciderà col fasore della prima grandezza. Bisogna solo fare, stare un attimo attenti, scusate, con rk per elevato, è rimasto nel gesso, io penso a quello che arriva dopo, k meno 1. Allora, per il primo pezzo non c'è problema. Il primo termine, quello dovuto alla componente diretta, non ho problemi, questo sarà uguale a radical 2 i con rf fasore per elevato a g omega meno p omega r per t. Mi convince, coincide con una grandezza sinusoidale. Sull'altro dobbiamo solo fare un attimino attenzione, viene un risultato analogo, ma un attimino attenzione perché qua ci stava più 2π su m con r. Quindi quando vado a fare la sommatoria, vediamo un po' di spazio sulla macchina. Adesso ce lo ricordiamo, no? Io cosa devo fare? Devo fare 2 su m con r. Relativamente alla parte di componente simmetrico dovuta alla corrente, alle correnti inverse, 2 su m con r, la sommatoria in k per k che va da 1 a m con r di radical 2 IRB che moltiplica il coseno di omega più p omega r p per meno p con r b più 2 pi greco su m con r k meno 1 per elevato a più j 2 pi greco su m con r k meno 1. Come l'abbiamo sbloccata? Vi ricordate, così ripetiamo anche, abbiamo preso questo coseno, abbiamo preso questo coseno e l'abbiamo espresso come un mezzo del coseno di beta è uguale a un mezzo e elevato a beta più e elevato a meno g beta, no? È così che siamo arrivati al risultato che il componente simmetrico coincide col fasore. E arriveremo anche qui. Dobbiamo, ripeto, fare semplicemente un warning che ve lo potrei dare come risultato finale, ma preferisco arrivarci insieme a voi. Quindi qua viene 2 su m con r, un mezzo, sommatoria in k, per k che va da 1 a mr, irb, la potevamo tirare fuori, però viene elevato a j omega più p omega r per t, per elevato a meno j phi rb per elevato a j 2 pi greco su m con r k meno 1. Più il complesso coniugato, quindi elevato a meno j omega più pi omega rt elevato a più j phi rb elevato a meno j 2 pi greco su m con r k meno 1. Tutto questo moltiplicato e elevato a più j 2 pi greco su m con r k meno 1. Sto calcolando la porzione di componente simmetrico dovuto al campo alle correnti inverse, componente simmetrico corrente rotori.
Che succede adesso? Quando vado a moltiplicare questo e elevato a j2 più y su m con r, per elevato a j2 più y su m con r viene elevato a j4 più y su m con r e la sommatoria va via. Quindi qui viene fuori 2 su m con r, un mezzo di rb lo tiro fuori, sommatoria in k, per k che va da 1 a m con r, elevato a j omega più p omega r per t, elevato a meno j phi r d, viene elevato a j 4 pi greco su m con r k meno 1. E ho fatto il primo prodotto. Il secondo prodotto viene invece semplicemente più elevato a meno j omega più p omega r per t per elevato a più g t ad d. Questa sommatoria quanto vale? Perché adesso l'unico pezzo, l'unico termine che dipende dal pezzo di sommatoria è questo esponenziale. Quanto vale questa sommatoria? Vale 0. No. Possiamo anche applicare la formula che abbiamo imparato nella serie di potenze. Questi sono tanti vettori di ampiezza unitaria e sfasati nello spazio, quindi questa sommatoria vale 0. Rimane la sommatoria di mr termini tutti uguali, quindi il mio componente simmetrico, la parte di componente simmetrico della controvalente inversa, viene 2 su m con r, m con r volte, mezzi, e quindi va via questo, i con r d, per e elevato a più j di rd, per e elevato a meno j omega più p omega r t. Vi convince? Non scrivete solo, seguite pure, perché questo che cos'è? Vabbè, questo va via, diventa 1. Questo è un fasore, però non è proprio il fasore della corrente inversa, è il complesso coniugato. Ecco perché ve l'ho fatto, ve l'ho sviluppato, avrei potuto dire direttamente il complesso coniugato. Cioè qua è IRB, complesso coniugato, e anche questo è coniugato come pulsazione, è elevato a meno J omega più P omega R T. Quindi il mio componente simmetrico di rotore scriviamo qui, questi termini ci servono, cioè quello che succede per il campo diretto succede per il campo inverso, ma si coniugano i vettori sostanzialmente. Quindi il mio I con R in R, ovviamente anche di primo R, perché il fattore di riporto rimane, conserva lo stesso significato, sarà pari a radical 2 IRF per elevato a j omega meno p omega r p più radical 2 IRP complesso coniugato per elevato a meno j omega più p omega r. Questa relazione ci dice semplicemente che ho due componenti simmetrici, uno a pulsazione omega più meno più omega r, un'altra a pulsazione omega più omega r, e il componente simmetrico corrispondente alle correnti dirette coincide col fasore della prima corrente diretta, della corrente diretta circolante nella prima barra, l'altro invece coincide col fasore della corrente inversa circolante nella prima barra, però coniugata. Tutto qui. Va bene, allora se questo risultato è giusto, sono pronto per andare a calcolarmi le forze elettromotrici tutte. Y
quindi la forza elettromotrice indotta statorica sarà uguale meno L con M derivata rispetto al tempo. Allora, il componente simmetrico della corrente statorica l'abbiamo scritto qua, eccolo qui, è radical 2 IS, l'avevamo scritto in maniera più ordinata, radical 2 IS per E elevato a J omega T più radical 2 IS coniugato per E elevato a meno J omega T. Ok, e quindi abbiamo scritto I con S. Poi ciò, mi ricordo che a regime, e stiamo studiando la macchina a regime sinusoidale, teta è uguale a omega RT, se suppongo che all'istante iniziale la posizione sia 0, quindi ci devo sommare I'R è semplicemente questo moltiplicato per il rapporto di trasformazione, quindi sarà rapporto di trasformazione o coefficiente di rapporto tra il sistema statorico e rotorico, quindi radical 2 I primo RF per E elevato a J omega meno P omega R che moltiplica T più radical 2 per I primo R B complesso coniugato per E elevato a meno J omega più P omega R per T. Tutto questo scrive la parentesi quadra, tutto questo, facciamo così, qui mettiamo una parentesi graffa, se no ci confondiamo, qui mettiamo una parentesi quadra, qui si chiude la quadra, per E elevato a JP omega R T, e qua si chiude la graffa, perché è il componente simmetrico di rotore che deve essere moltiplicato per E elevato a J omega T. Bene, andiamo avanti. Quindi viene fuori radical 2, lo tiro fuori a tutto, quindi radical 2 L con L, facciamo ancora un altro passaggio prima di dirlo conclusivo. Radical 2 L con M derivata rispetto al tempo I con S per E elevato a J omega T più I con S coniugato per E elevato a meno J omega T. Vado a fare I prodotti, quindi qui viene I primo RF per E elevato a J omega T, perché E elevato a meno J omega T, elevato a J omega T va via. Più I primo RB complesso coniugato per E elevato a meno J omega T. Vedete? E quindi alla fine viene meno radical 2 Lm derivata rispetto al tempo di I con S più I con R forward per E elevato a J omega T più I con S coniugato più I con R backward per E elevato coniugato per E elevato a meno J omega T. Posso andare a fare la derivata, a questo punto viene meno radical 2 J radical 2 omega L con M che moltiplica I con S più I con R forward per E elevato a J omega T meno, perché c'è il meno davanti, la derivata di elevato a meno geometra di T qui è meno geometra e meno elevato a geometra di T che geometra meno I con S
complesso coniugato più y con R inverso complesso coniugato che è elevato a meno generale. Ok, sostituiamo nell'espressione statorica, quindi di con S abbiamo trovato che radical 2 di S per E elevato a J omega T più radical 2 di con S coniugato per E elevato a meno J omega T. E qui viene meno J radical 2 omega L con M che moltiplica I con S più I con RF per elevato a J omega qui più J radical 2 omega LM che moltiplica I con S coniugato più IR backward coniugato per elevato a meno J omega T, tutto quanto uguale a R con S. Stiamo sostituendo l'equazione di statura, eh? R con S che moltiplica radical 2 I con S per E elevato a J omega T più radical 2 I con S complesso coniugato per E elevato a meno J omega T più la derivata di quello del signore lì, quindi viene J radical 2 omega L sigma S I con S per E elevato a J omega T meno, vi ricordo che sto derivando il componente simmetrico, J omega radical 2 omega radical 2 L sigma S I con S coniugato per elevato a J omega T con il mio. Vabbè, posso togliere, attenzione, questa diciamo, è un'unica equazione in sinusoidale, è evidente che l'equilibrio non può che avvenire, cioè i termini che hanno elevato a j omega t devono uguagliare i termini che hanno elevato a j omega t al secondo membro, e analogamente i termini che hanno elevato a meno j omega t al primo membro devono uguagliare i termini che hanno j omega t al secondo membro, non può essere diversamente. Quindi radical 2 è elevato di, allora radical 2 lo tolgo a tutti, quindi viene b con s primo membro, prendiamo gli elevati a j omega t uguale meno j uguale, qui però aspettate era era sopra meno j omega l con n che moltiplica i con s più i primo rf uguale a r con s i con s più j omega l sigma s J omega L sigma S per I con S. Vi trovate? Stiamo abbiamo questo termine qui. E poi ho l'altro termine invece in cui ho il complesso coniugato di B con S, che però è se stesso perché abbiamo assunto il riferimento proprio con B con S. Comunque per completezza lo scriviamo così. Più J omega L con M I con S più IRB tutti e due coniugati, seguite perché potrebbe scapparci un errore e non ci ritroviamo, uguale R con S per I con S coniugato meno J omega L sigma S per I con S coniugato. Trovate? Tutto questo è fatto solo l'equazione di statura. Quindi le macchine si studiano in questo modo.
Quindi a questo punto guardate, se io coniugo questa equazione, vale se coniugo tutti i termini, quindi le equazioni di statore saranno due a cui darò mi con S meno G omega L con M che moltiplica I con S più I primo RF uguale R con S I con S più J omega L sigma S I con S e poi ho coniugando tutti i termini ancora B con S devo coniugare tutto quindi il più J qua diventa meno J quindi meno J omega L con M I con S più I primo R backward uguale R con S più J omega ok mi diventa più L sigma S I con S e queste sono le equazioni di statore mi convince? Andiamo adesso a scriverci le equazioni di rotore. Potreste quasi fare da soli, visto che dovessero imparare. Allora, dobbiamo scrivere quest'altra equazione, ok? Sostanzialmente ho la E con R in R' che è uguale a meno L con M per la derivata rispetto al tempo D con S in S per elevato a meno C di teta più I' R in R. D'accordo? Allora, sostituiamo, quindi viene fuori meno L con M derivata rispetto al tempo no, prendi così I con S è questo qui sempre quindi radical 2 IS per elevato a J omega T più radical 2 IS coniugato per elevato a meno J omega T tutto questo moltiplicato elevato a meno J P T e tutto questo moltiplicato elevato a meno J P omega R poi c'è il primo R in R e il primo R è questa roba qui fatto salvo di corpo quindi radical 2 IRF per elevato a J omega meno P omega R T più radical 2 IRV coniugato per elevato a meno J omega più P omega R e qua si chiude la graffa quindi la mia forza elettromagnetica indotta sul rotore cioè che sarebbe il primo termine poi dell'equazione rotatoria diventa meno radical 2 Lm derivata rispetto al tempo faccio le moltiplicazioni quindi viene I con S per E elevato a J omega meno P omega R moltiplicato T poi più il complesso coniugato di I con S per E elevato metto il meno in evidenza e viene omega più P omega R per T radical 2 l'ho messo fuori sono i termini rotorici quindi I primo qua c'è I primo RF coniugato no senza coniugato scusate I primo soltanto per elevato a J omega meno P omega R per T più
I primo RD coniugato per elevato a meno G omega più T omega R per T. Vedi, sono due termini che hanno l'esponenziale elevata a g omega meno p omega r e due termini che hanno l'esponenziale con elevata a meno g omega più p omega r, che corrisponde al fatto che sul rotore io ho grandezza a pulsazione omega meno omega r, omega meno p omega r, e grandezza a pulsazione omega più p omega r. Vado a fare la derivata mettendoli insieme questi termini, quindi viene fuori meno j radical 2, stiamo attenti qui, omega meno p omega r l con n che moltiplica i con s più i primo r forward diretto per e elevato a j omega meno p omega r t. Vedete? Poi viene l'altro termine, questo, meno meno, quindi viene più j radical 2 omega più p omega r. Controllate, perché qui c'è i con s complesso coniugato più i primo r vettore complesso coniugato per elevato a meno j omega più p omega r moltiplicato p. La parentesi graffa non c'era, non era stata mai aperta, quindi ho dimenticato qualcosa? Sì, L con M qui, ovviamente. Vabbè. G omega, quindi ho due pulsazioni. Ok. Tutto questo, questa è la E, deve essere uguale. Ce lo scriviamo qui adesso. Il secondo vince questo, è vero? Quindi componente simmetrico R' R, quindi per I' R ce l'abbiamo scritto da qualche parte, eccolo qua, quindi sarà radical 2 IRF per elevato a J omega meno P omega R per T più R' R per radical 2 I primo per coniugato per elevato a meno j omega più p omega r per t. Poi c'ho la derivata del componente simmetrico di rotore r, quindi ci sarà più, vediamo se riesco a farlo entrare in due pezzi di lavagna, j radical 2, la derivata di quella esponenziale è omega meno p omega r per i primo r forward per e elevato a j omega meno p omega r t più, ce la mettiamo qui sotto, viene meno j sì, ci manca l'importanza sempre, ci ho messo per la sigma r, ci manca, no? Elevata più g omega
almeno fino a R. Adesso questo termine è giusto. Il termine corrispondente alla corrente inversa, quindi sarà meno J radical 2 omega più pi omega R L meno sigma R IR V coniugato ed 1 per E elevato a meno J omega più pi omega R per T. Allora, anche qui un'equazione in cui l'unico modo per soddisfarla è che i termini con E elevato a J omega meno P omega RT si equilibrino fra di loro, così come i termini per E elevato, che hanno il termine elevato a meno J omega più P omega R, altrimenti cioè, non c'è modo di risolverla per ogni T. Quindi alla fine cosa dovrò imporre? Questa equazione ne genera due. Elimino anche le esponenziali, perché una volta diciamo che ho isolato i termini che hanno gli esponenziali uguali, posso poi dividere tutto per quella esponenziale, divido anche per il radical 2, quindi avrò meno j omega meno p omega r per l con n, che moltiplica i con s più i primo r forward, basta. Al secondo membro cosa c'ho? Forza, vediamo se dite voi. Dai. Questo termine equilibra quali termini? Equilibra questo termine e questo termine qui. Quindi avrò R' per il primo R. L'esponenziale lo posso togliere. Più J omega meno P omega R L primo sigma R per I primo R e abbiamo equilibrato i termini che hanno l'esponenziale elevato a J omega meno P omega R, sarebbero i termini corrispondenti alle frequenze, come se stessi facendo l'equilibrio a due frequenze diverse, no? Gli hanno insegnato che se in un circuito mando segnali a frequenze diverse devo andare a considerare i principi di Kirchhoff separatamente dalle diverse frequenze, cioè una tensione a una frequenza di 50 Hz non potrà mai equilibrare in termini di una corrente che ha una frequenza diversa. Poi diciamo, fisicamente se ci pensate un attimo, pensando che restante assumono valori che non sono coerenti stando per restante. L'altra equazione che ottengo è più J omega più P omega R per L con N per I con S coniugato più I primo R B coniugato uguale, devo equilibrare i termini al secondo membro che hanno omega più P omega R, l'esponenziale con omega più P omega R, quindi sarà R primo R per I primo R backward coniugato meno J omega più P omega R per L meno sigma R per I primo R backward coniugato. Come giusto che sia, sul rotore ho due equazioni di equilibrio elettrico, una alla pulsazione, una è quella alla pulsazione omega meno più omega R e l'altra alla pulsazione omega più omega R, perché io sul rotore ho grandezze che hanno pulsazione omega meno più omega R e grandezze sinusoidali che hanno pulsazione omega più omega R. Ci siete? E allora a questo punto posso completare il mio modello questo è lo statore, ci sistemo il rotore sotto
Una è questa qui. Mi ricordo che omega meno più omega r. Vabbè, che scriviamo? Quindi ho meno g omega meno p omega r l con m per i con s più i primo r forward uguale r primo r 3 primo r forward più j omega meno p omega r l primo sigma r per i primo r forward. E questa è l'equazione alla pulsazione omega meno p omega r. Quest'altra cosa faccio? Come ho fatto con l'ossatore, coniugo primo e secondo membro, l'uguaglianza rimane. Così faccio sparire questi complessi coniugati. Quando vado a coniugare, gli iota diventano meno iota, eh? Quindi viene meno j omega più p omega r l con m, che moltiplica i con s, adesso coniugato per coniugato, di nuovo i con s, più i primo r backward. Senza coniugato uguale r primo r i primo r backward più, vedete qua c'è il meno, se ho fatto bene infatti c'è il meno, diventa più j omega più p omega r l primo sigma r per i primo r backward. E questo è il modello della macchina in regime stazionario. Vediamo se riesco a tirare un circuito equivalente anche in questo caso. Vedete, io sullo statore ho due equazioni, perché? Perché sul rotore ho grandezze, un sistema di grandezze dirette e un sistema di grandezze inverse, quindi avrò l'equilibrio. Sullo statore ho sempre la pulsazione omega. Però l'equilibrio vale una volta per le correnti indotte nel rotore dal campo rotante diretto, e l'altra equazione invece relativa all'equilibrio elettrico per le correnti indotte nel rotore dal campo rotante inverso. Invece sul rotore ho due equazioni a due pulsazioni diverse, le vedete? Omega meno più omega r e omega più omega r. Possiamo fare un giochetto tipo quello che abbiamo fatto nella macchina simmetrica. Vi ricordo che omega meno p omega r è uguale a s con d per omega, mentre invece omega più p omega r è uguale a s con i per omega, alias 2 meno s con d per omega. Quindi cosa faccio nell'equazione di rotore? Divido primo e secondo membro nella prima equazione per omega meno più omega r e nella seconda equazione per omega più più omega r e moltiplico per omega, in maniera tale che le induttanze mi compaiono a pulsazione omega e la differenza di pulsazione mi viene scaricata sul termine resistivo. Quindi facciamo questa operazione. Prendiamo la prima equazione di rotore, dividiamo per omega meno più omega r e moltiplichiamo per omega. Quindi il primo termine diventa meno j omega l con m che moltiplica i con s più i primo r forward uguale. Qua verrà r primo r, devo dividere per omega meno p omega r e moltiplicare per omega, perché non ci deve essere trucco né inganno. Quindi per i primo rf più j, questo divido per omega meno più omega r, moltiplico per omega, quindi j omega l primo sigma r per i primo rf. Vedete, adesso le reattanze compaiono a pulsazione omega, a pulsazione di rete, e la differenza me la ritrovo con questo artificio sulla resistenza, che viene modulata dalla differente pulsazione. Analogamente per l'equazione di campo inverso, quindi ho meno j, quindi adesso divido tutto per omega più più omega, più omega r e moltiplico per omega, j omega l con m per i con s più i primo r backward uguale r primo r diviso omega più p omega r per omega per i primo r backward più j omega l primo sigma r per i primo backward.
d'altra parte, per come ho battezzato gli scorrimenti, quindi la prima equazione diventa, la possiamo scrivere a questo punto, questo, usiamo questo spazio, quindi avrò meno j omega l con m i con s più i primo r power uguale r primo r diviso s con d, cioè r primo r power più j omega l primo sigma r r primo r power. Ok, invece l'altra equazione è meno j omega l con m i con s più i primo r vettore uguale r primo r diviso s con i o 2 meno s con d se volete per i primo r vettore più j omega l primo sigma r per il primo r vettore. Bene, se guardiamo queste quattro equazioni le posso interpretare con un circuito che ha questa equazione come equazione risolutiva. Pensiamo per un attimo a questo circuito. Quindi qua ho R con S, qua ho R sigma S, qua c'è L con M e qua c'è L con M. Dopodiché qui stacco qui ci metto il primo R diviso S e qui L con M. Qui ho la mia V con S, qua circa la V con S, qua circa la il primo R e qua il primo R vettore. Circuito equivalente alla pulsazione omega, se guardiamo l'equazione di rotore vedete meno j omega l con m, questo è esattamente l'equilibrio del campo diretto, la prima equazione rappresenta l'equilibrio di questa maglia, la seconda equazione rappresenta l'equilibrio di quest'altra maglia. Noi siamo in grado di calcolarci i momenti della coppia elettromagnetica. Ce lo possiamo calcolare o dal circuito oppure dalla relazione che abbiamo ricavato in termini di componenti simmetrici. Cominciamo dal circuito. Vi ricordate nella macchina sincrona la coppia a cosa era uguale? Uguale m con s r primo r diviso s per i primo r al quadrato. Questa è la potenza, rifacciamo tutti i passaggi, la potenza al traferro, la potenza al traferro la divido per la velocità di sincronismo, quindi m con s p su o r primo r diviso s per i primo r al quadrato mi dà una coppia. In questo caso io ho due coppie di segno opposto, quindi la coppia risultante P sarà la somma della coppia diretta più la coppia inversa, di formula P inverse, dove la coppia diretta è banalmente, in questo caso il numero di fasi 1, quindi sarà pari a P su omega
R' diviso S con D, che moltiplica I'RF al quadrato meno P su omega R' diviso S2 meno S con D, sarebbe S con D, per I'R backward al quadrato, che è quel risultato che vi ho fatto vedere prima graficamente. Qua si vede subito che quando lo scorrimento, quando la velocità è 0, i due scorrimenti, questo vale 1, 2 meno 1 fa 1, questi due circuiti sono esattamente gli stessi, quindi la corrente di RF, il primo RF, e la corrente di primo RB sono uguali, e quindi la coppia risultante è nulla. Man mano però che la macchina parte, se la macchina ha uno scorrimento diverso da 0, quindi io ho una situazione di questo tipo. Questa è una caratteristica, se fossi bravo dovrebbe essere simmetrica, non ho fatto l'altra asse per non imbrogliare troppo le carte, quindi questa è omega diviso P, questo punto, questo è meno omega diviso P, questa è la coppia diretta, questa è la coppia inversa, coppia diretta, forward e coppia inversa, la coppia risultante è una coppia di questo tipo qua. Vedete, al sincronismo c'è una coppia di segno opposto, perché diciamo quando vado a fare la somma algebrica viene la coppia dell'altro campo. Quindi la macchina non è autoavviante, ma una volta avviata poi si muove in quella direzione. Andiamo a calcolarci adesso la coppia per bene, perché questa è la coppia legata al circuito equivalente. In realtà la coppia ha delle componenti anche aggiuntive, l'espressione del momento della coppia elettromagnetica nella macchina polifase, ms mezzi pl con m parte immaginaria di con s di s per il primo r in r coniugato per r elevato al meno g più z. Ricordate, il valore istantaneo è questo. Applichiamo questa per calcolare la coppia. I componenti simmetrici li conosciamo, m con s uguale 1, quindi nel nostro caso t sarà uguale a 1 mezzo pl con m. Viene parte immaginaria. Al posto di con s, questo, quindi radical 2 con s per elevato a g omega t più radical 2 i con s coniugato per elevato a meno g omega t, ok, adesso il rotore. Il rotore viene fuori radical 2 IRF coniugato per E elevato a meno, devo coniugare, omega J omega meno P omega R per T più radical 2 IRB coniugato per E elevato a più omega più P omega R T. Tutto questo chiuso in parentesi qua per elevato a G P teta, quindi P omega R T col segno di no, e posso chiudere la parentesi graffa della parte immaginaria. Quindi la mia coppia sarà uguale. Adesso vado a fare i prodotti.
ok? Radical 2 per radical 2 viene sempre 2, quindi lo tiro fuori questo 2, per pulizia lo lascio qui, quindi D è qui, L con N, parte immaginaria, D. Allora, cominciamo. I con S per elevato a G omega T. Per elevato a meno J omega T più P omega RT, per elevato a meno J più omega RT, quindi poi verrà I con S per IRF complesso con il grafo. Ditemi se vi convince, fate il prodotto di questo per questo, ovviamente per questo qui. Ci siete? Poi faccio questo termine, I con S, per I primo RB, quindi più I con S per I primo RB coniugato. Poi c'è elevato a J omega T, elevato a J omega T, quindi viene elevato a 2 J omega T, mentre elevato a J più omega T se ne va con questo, quindi viene elevato a 2 J omega T. Secondo termine della corrente di statore moltiplicato per IRF, quindi viene più I con S coniugato per il primo RF coniugato, viene elevato a meno J omega T, per elevato a meno J omega T viene elevato a meno 2 J omega T, mentre elevato a più J omega T se ne va con questo elevato a più J omega T. E poi in ultimo c'ho il secondo termine della corrente di statore col secondo termine della corrente di rotore, il componente simmetrico della corrente di rotore, quindi I con S coniugato per il primo RB coniugato viene elevato a meno J omega T, elevato a più J omega T vanno via, elevato a meno J omega T, elevato a più J omega P RT, elevato a meno va via e quindi viene soltanto questo. Bene, guardate, allora, io adesso ho una coppia, vedete, in cui due termini sono indipendenti dal tempo e due termini dipendono dal tempo. Allora, i due termini indipendenti dal tempo sono rispettivamente, questa è la coppia diretta, potremmo dimostrare con circuito equivalente, ma insomma, mi credete, questa è la coppia diretta, vi potete divertire, ma si capisce anche l'interazione nel campo statorico con la corrente rotorica diretta. E questa qui è la coppia inversa, e quindi sono due coppie asincrone con un valore medio istante per istante diverso, con un valore medio nel periodo diverso da zero, un valore invece costante, va bene, e sono quelle che io ho rappresentato che mi cavano la circuito equivalente. Ci sono però due termini tempo varianti, questi andiamo a sviluppare la parte immaginaria di questi, sono due termini che variano in maniera sinusoidale o cosinusoidale col tempo e hanno pulsazione 2 omega e meno 2 omega, diciamo 2 omega. Sono quindi delle coppie alternative che si sovrappongono alla coppia risultante. Cioè sostanzialmente io ho al traferro sul rotore agisce una coppia costante, perché è la coppia diretta, una coppia costante che è la coppia inversa, e poi ho delle coppie alternative che diciamo hanno una frequenza. Quanto vale la frequenza? Vale 100 Hz. Perché ho questo? Me lo potevo aspettare fisicamente? La risposta è sì. In realtà voi avete al traferro un campo che ruota omega su pi, un campo che ruota a meno omega su pi, e il rotore. Cosa fa il rotore? Il rotore a sua volta genera due campi rotanti, uno associato alla componente diretta della corrente e l'altro associato alla componente inversa della corrente. Ci siete? I due campi rotanti, il rotore, cioè il primo campo rotante, il campo rotante diretto rotorico alla velocità omega meno pi omega r diviso pi. Poi il rotore ruota a velocità omega r e quindi il rotore diciamo, genera un campo rispetto allo statore che varia sempre, ruota sempre a velocità omega su pi.
Analogamente, il campo inverso, la componente inversa, genera un campo che va a omega più pi omega r diviso pi. Questa volta devo togliere omega r e quindi ruota sempre in senso inverso a omega diviso pi. Questa mi osserva la legge che abbiamo visto, che i campi rispetto all'osservatore sono sempre sincroni. Allora, l'interazione fra questo campo e questo campo, immaginate questi campi come se delle calamite che stanno volando. L'interazione fra il campo diretto e il campo, anche se questa cosa insomma, non è proprio ortodossa, però serve a capire. Tra i due campi diretti dà luogo alla coppia diretta. Costante, perché le mie due calamite hanno la stessa posizione istante per istante e quindi offrono la stessa configurazione tra di loro, essendo sincroni, e quindi ho una coppia diversa da zero. Analogo discorso per quanto riguarda il campo inverso, che chiaramente avrà un'ampiezza diversa se lo scorrimento è diverso da 1, e quindi ecco che la macchina una volta partita poi va in una direzione o in un'altra. Dopodiché però c'ho anche l'interazione di questo tipo fra il campo che va a omega su pi e il campo che va a meno omega su pi, tra il campo di statore che va a omega su pi e il campo inverso di rotore, così come ho quest'altra interazione. Per esempio, questa interazione tra il campo diretto di statore e quello di rotore, che cosa dà? Da due campi che ruotano uno rispetto all'altro, a che velocità? Uno va a omega su pi, l'altro va a omega meno omega su pi, ruota la velocità due volte omega su pi. E quindi creano una coppia che una volta è positiva e una volta è negativa, a seconda diciamo, delle polarità che affacciano i due campi l'uno rispetto all'altro. Siete come due calamite che scorrono l'uno rispetto, non stanno viaggiando sincrone l'una rispetto all'altra, ma scorrono uno da una parte e l'altra dall'altra. Quindi la forza è attrattiva e repulsiva, sarà attrattiva in un punto, poi diventa repulsiva, poi attrattiva, poi repulsiva. Quindi ho una coppia alternativa generata dall'interazione tra i campi diretti e inversi, tra i campi inversi e diretto, che si sovrappone alla coppia asincrona, alle coppie asincrone che invece sono costanti. Questo motore quindi è un pochino più rumoroso, ovviamente a 100 Hz la coppia poi viene filtrata dalle costanti degli ammeccanti, quindi di fatto non vedete oscillare il rotore. Però se andassimo a fare un'analisi spettrale della coppia, noi troveremmo che la coppia non è esattamente costante, ma c'è questo ripple sovrapposto. Ma detto questo, ma che me ne faccio un motore del genere che non è autoavviante? Ce l'hai detto che lo mettiamo nelle lavatrici, mica le nostre mamme, i nostri genitori vanno a dare una botta, perché una volta che io ho avviato l'asse, quello diciamo, va nella direzione, mi convince questo fatto, no? Una volta che io l'ho fatto spuntare, prendo l'asse, lo giro da una parte, quello parte, no? Immaginate che la coppia resistente per esempio sia un ventilatore, quindi questo tipo. Se lo ruoto da una parte, quello si porta a lavorare in questo punto, se lo faccio girare dall'altro si porta a lavorare in questo punto. No? Quindi se squilibro gli scorrimenti. Bene, per ottenere invece un avviamento normale devo in qualche modo creare, se non un campo rotante, un campo ellittico. Che significa un campo ellittico? Devo ottenere un campo che è dato alla sovrapposizione di due campi rotanti, ma non con la stessa ampiezza, anche all'avviamento. Devo fare in modo che i due campi all'avviamento non abbiano la stessa ampiezza. Per fare questo si può disporre un avvolgimento ausiliario, cioè si mette sul motore, questa è la linea monofase, questo è il nostro avvolgimento, ok? Questo è l'avvolgimento principale. Dopodiché si piazza sul rotore un altro avvolgimento, quindi per esempio qui un avvolgimento ausiliario. Allora poi si può mettere un condensatore. Immaginiamo di mettere già due avvolgimenti, uno ausiliario e uno principale, d'accordo? E i due avvolgimenti diversi fra di loro. Adesso dovremmo ripetere un'altra volta tutta la nostra rappresentazione, però riusciamo ad arrivare alla distribuzione di induzione. La distribuzione di induzione, se applico il principio di sovrapposizione degli effetti, io avrò un campo diretto e un campo inverso dovuti
con i contributi delle correnti circolanti nei due avvolgimenti. Quindi qua c'era la corrente che circola nell'avvolgimento principale e qua la corrente che circola nell'avvolgimento ausiliare. No. Se le due correnti non sono uguali, il campo diretto e il campo inverso non hanno la stessa ampiezza e quindi posso sperare che la macchina in qualche modo parta. E la macchina va, tant'è che più spesso per esempio l'avvolgimento ausiliario lo si fa per esempio con poche spire, molto resistive, poi magari si sgancia. Però la soluzione che si utilizza negli elettrodomestici, ne ho solo da prima insisto, è quella di piazzare qua un bel condensatore. Perché così io spasso di molto le due correnti, i vampiri con altro. In realtà qual è la condizione che dovrei realizzare? Vi ricordate qual è la condizione per avere un campo circolare al traferro? Devo avere un sistema polifase simmetrico, avvolgimenti simmetrici e poi un sistema polifase simmetrico di correnti. Quindi correnti uguale ampiezza sfasate nel tempo e lo stesso angolo in cui sono sfasati nello spazio. Quindi se ho due avvolgimenti e li metto a 90 gradi l'uno rispetto all'altro sulla periferia di macchina, per avere un campo circolare io devo avere due correnti sfasate a 90 gradi l'uno rispetto all'altro. Quindi devo cercare di realizzare lo sfasamento di 90 gradi fra le due correnti e quindi, stante la natura induttiva degli avvolgimenti, devo mettere forse un condensatore. Ma devo anche cercare di realizzare che le due correnti abbiano la stessa ampiezza. In realtà si può dimostrare che io posso ottenere un campo circolare per una sola combinazione del rapporto numero di spire Na y A, Np y P, scorrimento o velocità, capacità del condensatore. Cioè fissata la capacità del condensatore e fissato il numero di spire dell'avvolgimento principale, il rapporto del numero di spire dell'avvolgimento principale e dell'avvolgimento ausiliare, esiste un'unica velocità in corrispondenza della quale il campo è perfettamente circolare. Cioè non ci sarà campo inverso. Alle altre velocità ci sarà comunque un campo ellittico. Che significa ellittico? Che è la risultante di un campo diretto e un campo inverso, in cui però il campo inverso è più piccolo di quello diretto. Allora dice, come faccio? Posso, perché io posso dimensionare questo condensatore e il numero di spire per avere il campo circolare a velocità nulla. Dopodiché però c'è il problema dell'avviamento, del regime. Il regime voglio avere il più possibile un campo circolare e quindi dovrei calcolarmi un altro condensatore, quindi mettere qui un sistema di contattori che switch da un condensatore all'altro per ottenere per collegare il condensatore ottimale all'avviamento e poi quello in condizioni di regime. In realtà costa troppo. Considerate che un motore per lavatrice costa intorno al costruttore di lavatrici, credo costerà intorno ai 40 euro, 35-40 euro, forse anche qualcosa di meno se lo fanno in Romania o diciamo da quelle parti. Il condensatore costa da solo 5-6 euro, quindi mettere due condensatori, cioè, il condensatore costa il 10% circa del costo del motore, mettere due condensatori fa aumentare troppo, per cui si dimensiona un condensatore che possa andare bene tanto per l'avviamento quanto per le condizioni di regime, accontentandosi di non avere un campo perfettamente circolare in nessuna delle due condizioni. Questo è fondamentale perché spesso nei libri trovate una favola, una favoletta, dice no, allora c'è il numero di spire, c'è il condensatore, io posso scegliere il numero di spire, il condensatore in maniera da avere un campo circolare al traferro. Lo potete fare soltanto a una determinata velocità. Non vi faccio la dimostrazione, siete perfettamente in grado di fare, siete solo dalle equazioni. Solo a una certa velocità. Quindi una volta che ho costruito la macchina e quindi ho bloccato questo rapporto, scelgo il condensatore, resta fissata la velocità, o viceversa, fisso la velocità, mi va a calcolare il condensatore che ci vuole per la capacità del condensatore che ci vuole per ottenere a quella velocità un campo perfettamente circolare. Esistono poi altri accorgimenti, per esempio invece di mettere due accorgimenti in questo modo si utilizza i motori che si chiamano a polo shootout, si mette sullo statore un'altra spira soltanto massiccia e chiusa in cortocircuito, che quando alimentate l'avvolgimento principale sostanzialmente andiamo a fare, cioè sullo statore si mette un'altra spira, la si vede proprio, lo porto a vedere, un motore a polo shootout,
Beh, la massiccia che sta su un'espansione polare di costatore chiusa in cortocircuito. Quando alimentate l'avvolgimento, a questo punto è solo l'avvolgimento principale, qui viene indotta una forza elettromagnetica, circola una corrente, quindi il campo risultante al traferro è il dovuto alla composizione dei campi dovuto alle due correnti, quella che circola l'avvolgimento principale e quella che circola in questa spira chiusa in cortocircuito che fa l'avvolgimento auxiliare. La composizione di questi due campi di nuovo squilibra il campo, il perfetto equilibrio che ho all'avviamento nel caso di una macchina monofase pura, quindi mi dà un campo diretto diverso, più grande del campo inverso, e quindi fa partire la macchina. Ovviamente le coppie che riesco a ottenere in questo caso di spunto sono molto più piccole di quelle che riesco a ottenere utilizzando un avviamento mediante condensatore. Okay. Quindi se andate a vedere per esempio la vostra lavatrice, sono una lavatrice tipo tradizionale, sotto trovate il motore e c'è un bel condensatore collegato, d'accordo? Per tornare diciamo, al problema che aveva l'Indesit, l'Indesit voleva far andare la centrifuga un po' più veloce, in realtà voi qua andate a una velocità che è, se la macchina è una coppia polare, qui andate a 3000 giri al minuto, il motore va a 3000 giri al minuto, con la puleggia dietro che di 10 andate a 300, se, però loro bastavano pure pochi giri in più, quindi prendere un po' più pendente questa caratteristica. E bastò andare a fare proprio il dimensionamento ottimale del condensatore, non sull'avviamento, che a loro non interessava, ma sul regime. Anche se sull'avviamento è importante, perché quando la lavatrice è in lavaggio, quando è in lavaggio, una cosa non vi ho detto, qual è la differenza tra lavaggio e centrifuga? Poi potete rispondere tutti, maschietti e femminucci, non siamo sessisti. Però il lavaggio fa una parte una volta. Bravo, bravo, vedi, azzeccato, bravissimo. È la centrifuga più veloce. Da una sola parte. Sì. La centrifuga gira solo da un lato. Il lavaggio è una necessità far andare da una parte e dall'altra. Quindi il moto, nel caso diciamo di lavaggio, deve essere perfettamente reversibile. Ora, con una struttura a due avvolgimenti, il moto non è mai reversibile, perché i due avvolgimenti sono sfasati di 90 gradi da una parte, una direzione, di 270 dall'altra, la struttura non è simmetrica. Allora, l'avvolgimento a 6 coppie polari, che vi ho detto, sta negli diciamo, nei motori della lavatrice, è realizzato in questo modo. È un avvolgimento trifase. E con un condensatore qua interfasico. Dopodiché poi l'alimentazione si prende da qua, questo è la destra, e qua c'è un bel interruttore. Questo è l'avvolgimento principale che ha un certo numero di spire, e questi due avvolgimenti chiamati ausiliari hanno lo stesso numero di spire. Bene, in questo modo quando voi alimentate, vedete un morsetto, e quindi il condensatore è in serie a questa fase, avete un senso di rotazione, perché avete una successione ciclica delle correnti che è quella definita da come stava gli avvolgimenti. Se alimentate l'altro morsetto, la successione ciclica delle correnti si inverte, pur rimanendo perfettamente simmetrica rispetto al caso di prima, e quindi la macchina ruota dall'altra parte, no? Però è perfettamente simmetrica. E quindi diciamo l'avvolgimento a 6 coppie polari è fatto così, mentre l'avvolgimento a una coppia polare, quello della centrifuga, è un avvolgimento come vi ho fatto vedere io, con i due, diciamo, due avvolgimenti semplicemente, doppio avvolgimento ausiliario e avvolgimento bifase. Questo si chiama anche trimonofase. Guarda che sui piccoli motori si potrebbe parlare per ore, però insomma. E in questo modo riesco a matchare quella che è una specifica dell'utente di avere una rotazione perfettamente simmetrica, i due versi di rotazione. Ovviamente anche qui io potrei avere un condensatore ottimo per questa configurazione, un condensatore ottimo per la configurazione bifase. Costa troppo e quindi si fa diciamo, una media, si mette sempre un unico condensatore che vada bene sia per la configurazione trimonofase che per la configurazione bifase. Quando voi andate a muovere, non so, voi non fate lavaggio, insomma, quando andate a muovere quella manopola che sta sulla lavatrice, quella è semplicemente un albero a canna, un piccolo albero a canna,
mosso da un motorino sincrono, perché quello poi cammina da sotto al tempo, cioè, e queste canne vanno a chiudere dei contatti, e a seconda dei contatti che chiudono realizzano la configurazione della macchina. Le vizie fanno il lavaggio, che fanno la centrifuga, poi chiudono il contatto della pompa e scarico, e così via. Si potrebbe imparare tanto da un elettrodomestico, sì, bene, proprio pratici. Bene, ci sono domande?